ancora una volta per iniziativa del gruppo alpini di Ornavasso e Migiandone che, in occasione del 90° dalla fondazione della propria sezione e di quella degli alpini di Domodossola, il comune di ingresso nell'Ossola ha fatto vivere due giornate all'insegna della storia e della memoria, all'ombra delle fortificazioni della linea Cadorna, nei 30 anni dal loro recupero e valorizzazione. Sabato 25 e domenica 26 maggio 2013 Ornavasso ha proposto, con un salto nel passato, un fitto programma di eventi di inaugurazioni presentato e coordinato dal capogruppo degli alpini Massimo Fermo e alla presenza delle autorità del territorio. Sono 30 anni che il gruppo Alpini recupera la linea Cadorna. Siamo stati i primi a intuire l'importanza di recuperare le fortificazioni militari con finalità diverse da quelle originali, per l'escursionismo, per la storia, per le visite scolastiche e qualcosa. Questo fatto ci ha portato tra l'altro anche dei riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Quindi noi siamo molto soddisfatti di questo lavoro, insomma. La prima delle giornate dedicate alla manifestazione intitolata Le strade della guerra per l'escursionismo moderno si è svolta in un luogo emblematico della storia di Ornavasso, la Punta di Migiandone, dove la popolazione di gruppi culturali del paese hanno accolto al suono solenne del corpo musicale Santa Cecilia i mezzi storici della Seconda Guerra Mondiale, all'uopo fatti pervenire dall'International Military Vehicles Collectors Club, un'organizzazione mondiale che si dedica alla collezione, conservazione e restauro dei veicoli militari. La nostra passione fa sì che portiamo la storia in giro, portiamo una storia un po' particolare, un po' voluminosa, perché chi come me delle moto, chi dei carri armati, chi degli altri mezzi, però lo facciamo per portare in giro la storia. Il clima di festa era decisamente suggestivo, con le marce intonate dalla banda e la sfilata di veicoli tra i quali jeep, moto militari tedesche ed americane guidate da personaggi in divisa autentica dell'epoca e un carro armato Sherman. Questo è un carro della Seconda Guerra Mondiale americano, è stato costruito in 48.000 pezzi perché gli americani hanno convertito praticamente tutte le loro industrie civili in pochissimo tempo e le hanno convertite con le linee di montaggio tipo automobile, quindi molto veloci, e hanno fatto 48.000 pezzi. Era un carro che non era eccezionale perché comunque per appunto non cambiare troppi pezzi dei modelli precedenti, per non modificare troppo le fabbriche, però la quantità sopperiva a questa mancanza, diciamo, di prestazioni. Ha un cannone di 76 mm, per questa qua è l'ultima versione di agosto 44 in poi, che diciamo era il cannone più potente montato su questi mezzi. Era in grado di perforare a una distanza di circa 1000 metri un carro tigre. I bambini sono quelli che la fanno da padrone in queste cerimonie, in queste situazioni, perché sono mezzi che soprattutto oggi non si vede più da nessuna parte. E è proprio questo il nostro scopo del nostro hobby: far rivivere la storia non solo nei musei, ma andare dalla gente e far vedere alla gente che magari non ha la passione che abbiamo noi per i veicoli militari o per la storia comunque in genere, ma andare da loro e comunque far vedere questi veicoli e comunque la storia. Molta curiosità ha suscitato anche un altro mezzo blindato. Off-track è uno dei blindati classici usati dall'esercito americano, tra l'altro di questi modelli qui ne sono stati passati tantissimi all'Unione Sovietica anche, proprio all'inizio della guerra. Questo è un 6.000 di cilindrata, vedete con le ruote davanti e i cingoli dietro per riuscire a muoversi molto meglio nel terreno, e faceva sì che fosse un mezzo anche abbastanza facile da guidare. Dopo la guerra ne sono rimasti parecchi perché le ho usate l'esercito italiano e le abbiamo viste un po' su tutti i fronti di tutte le guerre in giro per tutto il mondo fino almeno alla fine degli anni 70. Questo monta una quadrinata antiaerea che adesso è coperta per problemi anche di pioggia, che ovviamente qui non è funzionante, però è originale a tutti gli effetti, bloccata in modo che non possa più far male a nessuno, come opportuno che sia.
Presenti poi i gruppi in costume locale, i Rigadin, il gruppo Valzer di Ornavasso e il gruppo in costume di Migiandone. Noi siamo il gruppo Valzer di Ornavasso e le nostre origini sono proprio i coloni Valzer, quelli che hanno fondato Ornavasso con l'antico paese di Casalecchio, e il nostro costume, come si dice, rappresenta proprio le donne, le signore, però è l'abito della festa, è l'abito signorile di una donna, questa era la dote di una donna, la donna Caterina Ronchi di Ornavasso, che ha portato in dote quando si è sposata, e da questa dote noi abbiamo tratto il nostro costume. Si rifanno alla storia anche i Rigadin. Il vestito l'abbiamo copiato, si può dire, da un costume di Ornavasso, un vecchio costume di Ornavasso. E a festeggiare la linea Cadorna, dicevamo, c'era pure il gruppo di Migiandone. Che abbiamo rimesso un po' assieme i tasselli della nostra vecchia storia e ci siamo messi un gruppo, un po' di donne, quasi tutte pensionate, che abbiamo più tempo, e abbiamo fatto un gruppo che è anche il gruppo, il coro della parrocchia di Migiandone. La sfilata ha in seguito lasciato il posto a momenti di riflessione e commozione. L'alzabandiera ha dato il via alle celebrazioni. È stata Paola Piana Agostinetti a scoprire le due lapidi ottocentesche incise a ricordo degli scavi delle necropoli di Ornavasso e donate al comune da Anna Maria Cristui Bronchi. Ricordano il lavoro di Giuseppe Antonio Ronchi, che fu braccio destro di Enrico Bianchetti negli scavi delle aree di Impersona e San Bernardo, che permisero il ritrovamento di un patrimonio importantissimo di reperti archeologici di origine leponzio-celtica. Queste due lapidi in marmo rosa di Ornavasso erano murate in una casetta di campagna che è stata costruita con i sassi delle tombe delle necropoli di Ornavasso e sono rimaste lì fino a poco tempo fa, quando cominciavano a diventare a suscitare l'attenzione dei ladri della zona. Sono state murate quindi qui. La lapide con le lettere più grandi è una lapide che riporta il nome abbreviato dello scavatore Giuseppe Antonio Ronchi, e scritta in alfabeto lepontico, che è l'alfabeto che veniva usato in questa zona diversi secoli prima di Cristo, tra l'inizio del VI secolo avanti Cristo fino all'età di Augusto, quindi per 5 secoli. E ricordo che questa è una delle zone d'Italia in cui si è scritto prima, e in alfabeto locale, per esprimere una lingua celtica. La narrazione storica di Margherita Zucchi ha introdotto le motivazioni di una terza lapide marmorea a memoria dei repubblicani che, proprio in questi luoghi, insorsero nel 1798 contro le truppe dell'esercito sabaudo e di quanti nel 1944 persero la vita per la strenua difesa della Repubblica dell'Ossola. Ancora lo scoprimento della targa sul cannone storico donato dalla famiglia Astini in memoria di Paolo Astini e del padre dottor Gian Piero Astini, stimato medico di Ornavasso, con il commento del presidente dell'associazione Linea Cadorna, Pier Antonio Ragozza, che ha sottolineato il pionierismo degli alpini di Ornavasso insieme agli enti del territorio nel recupero della linea Cadorna e nella valorizzazione della sua memoria storica.
In conclusione, la piantumazione di 4 alberi della memoria, alla presenza del sindaco di Ornavasso Antonio Longodorni, del presidente della provincia Massimo Nobili e dell'assessore provinciale Guidina Dal Sasso. Innanzitutto siamo passati da una strada di guerra ai sentieri di pace, un sentiero che è stato recuperato grazie all'impegno del gruppo alpini di Ornavasso Migiandone 30 anni fa, e oggi quindi ricorre questa giornata di commemorazione, un sentiero che viene utilizzato moltissimo dalle scuole che provengono da ogni parte d'Italia per visitare la fortificazione, ma viene utilizzato anche dalle famiglie, dagli atleti, dai turisti per attività ludico-ricreative. Un bellissimo sentiero, ricordo di storia, di cultura della nostra comunità di Ornavasso, e un sentiero a valenza turistica. Ripercussione quindi sulla promozione turistica del territorio, non solo di Ornavasso ma anche di tutto il Verbano, Cusio e Ossola. Ornavasso partecipa veramente attivamente agli eventi, alle manifestazioni che qui si svolgono. Ricordiamo che oggi poi si celebrano i 90 anni della fondazione del gruppo alpini di Ornavasso e Migiandone, al quale va sicuramente i complimenti per il loro impegno, per la loro dedizione, per le attività che svolgono a favore della comunità di Ornavasso. Sono sempre presenti quando c'è il bisogno, sono presenti nell'organizzazione di eventi, di manifestazioni, pubblicano libri che riguardano la loro storia ma anche la storia della comunità di Ornavasso. La seconda giornata delle celebrazioni si è svolta nell'altra area a carattere storico del paese ossolano, quella cosiddetta del Forte Castello. Con la fanfara alla testa ci si è incamminati dalla guardia sul sentiero che porta alla zona del Castello Visconti, dove è stata presentata ed inaugurata l'area Parco Forte Castello dal sindaco Longodorni. C'erano l'assessore Guidina Dal Sasso per la provincia, Filippo Cigala Fulgosi per la comunità montana e i sindaci di Gargallo ed Entratico con una rappresentanza di cittadini. C'è una storia particolare che unisce Entratico, Ornavasso e Gargallo, perché all'inizio del secolo tanti di Entratico sono emigrati a Ornavasso e Gargallo. In questi ultimi anni c'è stata una riscoperta di questa emigrazione e ci ritroviamo, soprattutto son quasi tutti parenti, quindi quando ci sono manifestazioni importanti a Entratico e Gargallo noi andiamo da loro, quando sono a Ornavasso sono loro che vengono da noi. L'area è stata dedicata alla memoria di Ambrogio Ripamonti, sostenitore del gruppo alpini di Ornavasso, che l'acquistò dal demanio militare negli anni 70. In precedenza, nel 1912, quel terreno fu acquisito dall'esercito italiano e, demolito il castello Visconti, venne trasformato in area fortificata con postazione di mortai a difesa della linea Cadorna. Recentemente Gianni Ripamonti l'ha concessa in comodato d'uso al comune di Ornavasso con finalità storico-culturali. Lo scoprimento da parte di Gianni Ripamonti di una coppia di cannoni della Attilio Regolo, con la sua narrazione storica, e la consegna di un riconoscimento alla studiosa e storica Francesca Boldrini, la massima esperta delle fortificazioni militari della linea Cadorna, hanno concluso la prima parte dell'intensa giornata. La linea Cadorna, tutti sanno l'importanza che ha avuto nella guerra del 15-18, è stata una linea fortificata di centinaia di chilometri, e qua a Ornavasso in particolare era particolarmente ben agguerrita perché si temeva un'invasione da parte della Germania attraverso territorio svizzero. Contemporaneamente a questa manifestazione, e per darne più pregio e più valore, sono state inaugurate alcune lapidi in memoria di gente meritevole, sono stati scoperchiati dai cannoni in ricordo del signor Ambrogio Ripamonti, che ne era il proprietario, che le aveva comperati come reperto bellico della nave Attilio Regolo,
seguendo la storia della quale si può ripercorrere buona parte della storia della Marina italiana dell'ultima guerra mondiale. L'Attilio Regolo lascia una scia di sangue perché purtroppo la storia nostra non è stata una storia di un popolo vincente, ma purtroppo abbiamo subito le perdite che conosciamo. Tuttavia, seguendo questa scia, si trovano tanti episodi di valore, di sacrificio, sia dei marinai italiani come della popolazione, che meritano di essere ricordati. Perciò noi ci auguriamo che tutte le persone che vengono a visitare questa struttura, quando vedranno questi cannoni, sappiano o abbiano la voglia di seguire quella che è stata la loro rotta e di vedere, di riconoscere tutti gli atti di eroismo che sono stati fatti. La manifestazione odierna è stata fortemente voluta dall'Associazione Alpini di Ornavasso, dal Comune di Ornavasso, dalla provincia e da altre autorità che ritengono importante rivalorizzare queste strutture militari della linea Cadorna. In particolare la struttura chiamata Forte Castello, dove ci siamo trovati questa mattina, è una struttura militare con 4 postazioni di cannone puntate direttamente verso il nord della Val d'Ossola. Si caratterizza per una serie di camminamenti sotterranei che collegano tutte queste bocche e postazioni di cannoni. Si caratterizza da una mulettiera in via di ricostruzione che permetteva agli uomini in tutta sicurezza di risalire dalla postazione più bassa alla postazione più alta. Come tutta la linea Cadorna, non è mai stata utilizzata nella Prima Guerra Mondiale. Ci furono solo degli scontri fra i partigiani della Resistenza e le forze tedesche che utilizzarono la linea Cadorna sia in un senso che nell'altro. Voglio dire che spesse volte la utilizzavano i partigiani per sparare a sud verso Gravellona e contenere il ritorno dei tedeschi, altre volte i tedeschi la utilizzavano sparando verso nord per contenere i partigiani dell'Ossola, della Repubblica Ossolana. Il futuro, da come sento e da come vedo, sarà quello di ridare a queste postazioni, a queste testimonianze della Prima Guerra Mondiale, valore tale da permettere di continuare un ricordo su tutti i militari e le genti ossolane che si sono sacrificati sia nella guerra sia nella costruzione. Dopo le celebrazioni svoltesi nelle aree fortificate, la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, celebrata da Don Ermus Bovio. La giornata si è conclusa con un pranzo tipico presso la tenso struttura del soccorso in festa.